Grazie per la vostra presenza. Questo incontro con la stampa serve a far sapere quanto abbiamo realizzato ieri in occasione dell'approvazione della legge di conversione del DL Aiuti Bis. C'è stato l'importante risultato dello sblocco di questa misura straordinaria riguardante il bonus 110% per la rigenerazione abitativa per quanto riguarda la resistenza sismica ed energetica. Davvero un grazie a chi ha presentato l'emendamento, a chi lo ha difeso, ai ministeri istruttori, e questo ha un peso dal punto di vista nazionale, un significato davvero rilevante perché aiuta la ruota dell'economia a ripartire. Adesso vorrei illustrarvi invece quattro emendamenti che hanno visto l'Abruzzo dal punto di vista della rappresentanza politica impegnato. C'è l'emendamento 16.0.2 che voi trovate nella cartellina, anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo. Sostanzialmente nasce in Italia, a favore anche dei comuni abruzzesi fragili, il piano regolatore del sottosuolo. Finalmente i comuni sapranno che cosa c'è nel sottosuolo come cavi, sottoservizi, cavi dotti, condutture, fibre, per permettere al comune la piena conoscenza del sottosuolo quando deve fare una scuola, un ponte, una strada, un edificato, una manutenzione, una bonifica. E poi vedrete che ci saranno importanti sviluppi da questa norma anche per le provviste fiscali erariali dei comuni. Cioè il comune, per chi passa nel sottosuolo, potrà finalmente sapere quanto, chi sono, da quanto tempo e anche quali sono i diritti dei comuni nel far utilizzare suolo e sottosuolo. Approvato sul mio emendamento all'unanimità. Il secondo emendamento importante riguarda l'approvazione concernente i funzionari, i giovani funzionari del PNRR, giovani funzionari selezionati per accelerare l'attività amministrativa italiana. Quei funzionari assunti a tempo determinato avranno la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato attraverso un colloquio ed una valutazione della loro qualità. I comuni italiani, le province italiane, le regioni, i ministeri, attraverso questi giovani funzionari, potranno riprendere la velocità e la qualità dell'attività decisionale. Anche questo è un nostro emendamento al quale abbiamo creduto molto. Poi c'è un emendamento, permettetemi, straordinariamente significativo, riguardante la città dell'Aquila, gli interinali dei call center dell'INPS. Finalmente si arriva a conclusione per quanto tranquillità lavorativa per i tanti interinali dei call center dell'INPS dell'Aquila. Devo ringraziare coloro i quali mi hanno rappresentato con evidenza questa emergenza: Michele Fina, Stefania Pezzopane, Giovanni Lolli, Massimo Cialente, Pierpaolo Pietrucci, i quali mi hanno rappresentato l'urgenza di questa questione, ma anche Rita Innocenzi, la sindacalista Scimia, tutti mi hanno fatto presente che questa era una priorità. Questa priorità è passata con il voto favorevole delle due commissioni e poi dell'Aula e con l'istruttoria favorevole fondamentale del Ministero del Lavoro. E adesso permettetemi un altro emendamento al quale io personalmente tenevo molto, riguarda il progetto di fusione della città di Pescara. La nuova Pescara, questa città progetto, finalmente potrà contare anche sulla possibilità che i consiglieri comunali di Pescara, Spoltore e Montesilvano, in vista del lavoro che si dovrà fare tra i tre comuni, i quali dovranno conoscersi, riconoscersi, progettare la fusione, potranno riunirsi legittimamente, assentandosi dal lavoro, avendo le guarentigie e le garanzie che il testo unico sugli enti locali riservava ai consiglieri comunali quando si riunivano dentro le mura di uno stesso comune, del proprio comune di appartenenza. Adesso potranno contare su quelle garanzie anche quando si riuniscono nell'organismo collegiale funzionale al nuovo comune. La norma la trovate, 42.0.1, prima firma D'Alfonso, no, ho letto male il numero, vi chiedo scusa, la norma è il 16.21, 16.23,
dove si dispone la revisione del testo riferito alle garanzie dei consiglieri comunali quando i consiglieri comunali di tre amministrazioni, come nel caso della città di Pescara, di Spoltore e Montesilvano, decidono di mettersi insieme e di determinare una dimensione progettuale che, affinché si definisca in tutti i particolari, richiede riunioni. Cioè non è che le riunioni della Nuova Pescara possono cominciare solo quando nasce la Nuova Pescara. Anche per farla nascere, gli organismi collegiali si possono riunire nel pieno della legittimazione. In assenza di questa norma, loro potevano soltanto riunirsi con la debolezza di riunioni informali e senza le garanzie che caratterizzano i consiglieri comunali quando partecipano legittimamente. Vi faccio un esempio: se io lavoro all'INPS e sono consigliere comunale di Montesilvano, se non ho la convocazione del mio organo tipico del quale faccio parte, Montesilvano, non posso assentarmi dal lavoro. Adesso con questa norma c'è la legittimazione ad assentarsi, a partecipare e a poter esercitare la funzione nella pienezza anche di un'attività deliberativa. Voi sapete che abbiamo fatto approvare anche un'altra norma 6 mesi fa riguardante la provvista economica premiante per la nuova città, 105 milioni. Adesso manca una terza norma, la norma riferita ad una pianta organica dedicata. Ci lavoreremo da adesso fino a dicembre. Votato ieri dal Senato della Repubblica, domani viene votato da Montecitorio. All'unanimità. Grazie.